Allora, raga, non apprezzo, non apprezzo vedere la faccia di Viscidicchio nel suo video sul processo Prisma, quando dice che dovrebbe andare tutto in prescrizione e quindi diventano i nuovi prescritti e se la ridacchia, non apprezzo, raga, non apprezzo. Dovreste andare a vedere, andate a vedere il video di Viscidicchio sul processo Prisma. È ovvio che se la ridacchia, sono i nuovi prescritti, dopo tutte le minchiate che ha raccontato fino a oggi, se te dai del prescritto e poi diventi prescritto, è ovvio che le cose si cozzano. Però ne parliamo dopo, prima voglio parlare di Davide Calabria. Intanto iscrizione al canale, pollice in su al benzinero. Davide Calabria che è stato ascoltato dalla magistratura per la questione rapporti con la curva, con l'incontro fatto con Lucci in un bar. Allora, io dico una cosa, io non ce l'ho con Davide Calabria. Davide Calabria ha violato l'articolo 25 della Costituzione sportiva, comma 10, e nulla. Però io dico, Davide Calabria è il capitano del Milan. Poi ha violato un regolamento, prenderà una giornata, due giornate, quello che sarà, ha violato il regolamento. Però io non lo condanno. Non lo condanno perché, essendo il capitano, viene chiamato da Lucci. Come fai a non andare? Non andare al bar a berti un drink e a parlare con esponenti della curva per qualsivoglia motivo. Non è facile, ragazzi, dire no, non ci vado. Perché si tratta di un rapporto tra il capitano del Milan e un esponente della curva. Quindi io dico sempre, finché è nella della regolarità di un colloquio tra tifoso e giocatore ci può stare. L'importante è che non ci sia stato nulla di grave, minacce, cose varie. Ma finché è un dialogo ci può stare. Non si può fare, ripeto, è giusto che si prenda la sua squalifica. Però non lo vedo un dramma e non contesto la scelta di Davidino Calabria. Detto questo, mi ha fatto ridere la questione processo Prisma. E attenzione, a me io non parlo di processi, non me ne frega niente, non entro nel merito, dico sempre, c'è una magistratura, indaga, se devi pagare paghi, se non devi pagare non paghi. Quindi non ce l'ho con gli juventini, non me ne frega niente, sapete benissimo come sono fatto. Se la Juve fa la grande partita, faccio i complimenti, se fa una brutta partita, no. Se perdono, godo come godo quando perde l'Inter, perché io devo pensare a vincere il campionato io. Però a me ha fatto ridere perché? Perché quando tu punti sempre il dito sugli altri, noi paghiamo, adesso nel processo Prisma per esempio non paghi. Perché? Perché 90 su 100 anda tutto in prescrizione. E vedere la faccia di Viscidicchio così, che se la rideva perché sapeva quello che ha detto fino all'altro oggi e oggi vi ritrovate a essere i nuovi prescritti, fa un po' ridere, anzi fa straridere. Perché ci fate solo delle figure a fare questi video. Infatti volevo entrare in questo argomento. Io davvero non so come fate. Non so come fate. Cioè ogni giorno a fare due, tre video raccontando Viola, raccontando questo, la magistratura favorisce l'Inter. Io non riesco a capire dove andate a scovare tutte queste informazioni per poter fare da un anno a questa parte, cioè tutti questi video. Cioè, ma io vedo gente tifosa del Milan, canali del Milan, che su ultimamente hanno fatto 10 video e 6 sono su queste storie qua dell'Inter, della magistratura, li favoriscono, D'Alema, Viola, poi quell'altro ancora. Io non so dove andate a trovarvi tutte queste notizie. Stessa cosa fanno i Gobbi, cioè da un anno, due o tre video, sempre sulla stessa cosa. Che ormai siete diventati anche ripetitivi, ormai state sminchiati, io penso che si vede perché poi, non so per dirti, quando parlate di Milan cambia totalmente la visibilità, le visual cambiano. Perché? Perché a mio avviso il tifoso del Milan
dopo un po' si è sfrantumato di sentirvi raccontare sempre le stesse minchiate, perché poi alla lunga il gioco è bello, cioè, il gioco tra tifosi, le scaramucce, anche tu sei protetto dalla Gazzetta, sei protetto dalla magistratura, queste scaramucce ci possono anche stare se a voi piace, per carità, ma alla lunga avete sminchiato, ma avete sminchiato i torroni, ma non perché non se ne può parlare, però Trevi, ieri c'è stato chi ha fatto tre video tutti sull'Inter, cioè ma almeno cambiate, io dico, io farei così, per esempio, cambiate i nomi ai canali e fate prima, non mettete Milan, mettete anti-Inter e fate, allora almeno uno dice vabbè questo è un canale anti-Inter. Ma non potete dire di avere canali del Milan o della Juve quando non parlate o parlate in minoranza delle vostre squadre e in maggioranza delle squadre dell'Inter, capito? Cioè io, ma io ripeto, io l'ho sempre capita questa cosa. Purtroppo i canali aziendalisti, perché poi se andate a vedere quelli, avete visto Total Fred parlare dell'Inter? Io non l'ho mai visto. Avete visto il Brogna parlare dell'Inter? Io non l'ho mai visto. Perché? Perché loro vanno fissi, sanno quali sono i problemi del Milan, sanno perché vince, non vince il Milan, vanno fissi, dritti, contro quello che in realtà è il problema del Milan, che è la società, che è la poca ambizione, Scaroni, presidenti, queste robe qui, loro vanno contro queste persone. Ma quando tu sei stato aziendalista e vedi che non, e continui a sostenere questa società e ormai il 90% dei tifosi l'hanno capita, quindi ti manca questa cosa, per non attaccare la società vai a attaccare un'altra squadra. Oggi è l'Inter, ma vi assicuro che se domani cominciasse a vincere per 3-4 anni di fila la Juve, attaccherebbe la Juve, perché è così che funziona. Ma non invece attaccare il vero problema del Milan. Ma anche l'abbiamo sempre detto, io l'ho sempre detto, perché? Perché si fa questo? Qua ci si maschera, io dico sempre, questi canali mascherano la loro storia in nome della verità. In nome della verità, ma in realtà non è in nome. Perché se fosse in nome della verità ci starebbe anche. Invece questa cosa è in nome delle visual. È diverso da dire, e io questo lo dico ai milanisti, aprite gli occhi, quando si fa quel genere lì non è in nome della verità, è che se sei stato aziendalista fino adesso, se parli di Milan fai 1500-1600 visual, se parli fai tanti video contro l'Inter invece fai 4000-5000-6000 visual. Perché? Perché arriva, non perché arrivano i milanisti, ci sono, guarda, chi segue i canali che ogni giorno 3-4 video contro l'Inter, 2 video, 3 video, da tutti i giorni, e non sei ancora sminchiato, perché sinceramente io da esterno guarderei una volta, due volte, dopo dico basta figa, il nostro problema è una società di pagliacci, e poi va bene, ho capito, sì, rubano, sì, hanno la magistratura, sì, sono potenti, lo dico anch'io che a livello politico l'Inter oggi è la squadra più potente, però raga, dopo un po' uno dice sì, vorrei anche sentir parlare di Milan, ma siccome fa più visual è meglio parlare di quelle cose lì, quindi non è in nome, perché fosse in nome della verità farebbe anche onore, ma questa cosa qua è in nome delle visual. Ma io dico a voi milanisti, ma mi appello all'intelligenza, ai trogloditi, gli stupidotti vanno sempre lì, sì, è tutta colpa loro, hanno la magistratura, la Gazzetta, c'è lì. Quelli sani, che sanno qual è il problema del Milan, io mi appello a voi. Ma vi sembra normale una cosa del genere? Avere il canale del Milan e parlare di più dell'Inter, anche i juventini sani, avere il canale della Juve e parlare solo dell'Inter, ma vi sembra normale? Ma voi da tifosi? A me, io faccio così, poi ripeto, ognuno fa quello che ha voglia sul suo canale, per carità, però a me fa venire da ridere, mi dico ma come cazzo, ma dove le prendete tutte queste informazioni? È quello che mi domando, dove andate a scovare? A parte che non vanno a scovare, vi dico io come fanno, guardano il video di Vicidicchio e lo copiano, perché fanno più o meno è questa, ma dove andate a scovarle?
Guardate che è quasi malattia, Cioè, un'ossessione così è vicina alla malattia, ve lo dico io, state attenti.